Allora, dopo la vittoria di domenica avete agganciato il Tivoli. Domenica prossima c'è il Roma City, 3 punti ancora più sopra. Aggancerete pure i romani. Ma la speranza è quella. Poi di mezzo ci sta una partita da giocare contro una squadra importante, una squadra che ha investito tanto, che al momento è il miglior attacco del campionato, soprattutto in avanti ha tantissima qualità. Però a me piace guardare in casa nostra, noi stiamo crescendo, credo che abbiamo intrapreso la strada giusta, vedo i ragazzi lavorare bene, con un grande impegno, con grande convinzione. Io credo che sarà una bella partita e soprattutto sarà una partita molto equilibrata. Ecco, l'inserimento di Iadaresta in questa formazione era indispensabile, no? Ma era indispensabile l'inserimento di un calciatore con le caratteristiche di Iadaresta, perché noi nell'organico avevamo, fino all'arrivo di Pasquale, avevamo tutti i giocatori più brevilini che strutturati. E, a me è sempre piaciuto giocare con un attaccante con queste caratteristiche, non eravamo riusciti a prenderlo quest'estate per diversi motivi, ci è capitata questa occasione con Iadaresta ancora svincolato e abbiamo chiesto, ho chiesto in modo particolare alla società un ulteriore sforzo e devo dire che anche su questo mi hanno accontentato. Io credo che Iadaresta, per le caratteristiche che ha, valorizzerà anche le caratteristiche di Orlando, di Napoletano, di Iacovone. Cos'altro manca a questa squadra per essere competitiva come gli anni scorsi? Ma al momento non manca niente, anche perché se pure dovesse mancare qualcosa non possiamo andarla a prendere da nessuna parte. Noi adesso abbiamo chiuso con il gruppo, andremo avanti con questo gruppo da qui fino al mercato di dicembre, poi sarà il campo a dire se mancherà qualcosa, se dovremo aggiungere qualcosa, se dovremo togliere qualcosa. Saranno le prestazioni settimana per settimana e poi ci sarà, ripeto, sarà il campo a dire dove possiamo andare a migliorarla questa squadra. Sistemata la difesa ormai, no? Pare che le cose vanno bene, un gol solo sul rigore nelle ultime 3 partite, no? Migliorata la fase difensiva, perché quando si prendono i gol non è soltanto colpa dei difensori, della linea difensiva, ma molto probabilmente perché la squadra non lavora bene nella fase difensiva. Siamo migliorati molto sotto l'aspetto della fase difensiva, perché soprattutto gli attaccanti, gli esterni ci danno una grossa mano. E a centrocampo? Centrocampo domenica rientra a disposizione Gomis, abbiamo Luca Ricciardi, abbiamo due 2003 Russo e Bragaglia, bravi, e ripeto, ad oggi questi sono, e per me questi sono i migliori giocatori che possa avere a disposizione. Portiere sempre over naturalmente, perché Palombo... Non ci sono delle leggi già prestabilite oppure delle regole già prestabilite. Di volta in volta vedremo anche di dove collocare gli under in base anche alle qualità e alle caratteristiche dell'avversario. Allora, una promessa ai tifosi per domenica prossima. Ma la promessa è quella che daremo filo da torcere come abbiamo sempre fatto, soprattutto in casa, in questi anni addietro. La squadra sta crescendo, sta prendendo la fisionomia che a me piace, la squadra che lotta su ogni pallone, che combatte su ogni pallone, che finisce la partita che ha dato il massimo. Poi il risultato è una variabile che noi non possiamo conoscere prima della partita. La cosa importante, quello che noi dobbiamo sapere, è essere consapevoli, di questo ne sono consapevoli i ragazzi, è che noi dobbiamo uscire dal campo e abbiamo dato il massimo possibile per ottenere un risultato positivo.